Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un altro video di Time Splitters. Siamo arrivati alla guerra delle macchine nel 2243. Finalmente abbiamo abbandonato il futuro prossimo dell'umanità e ci dirigiamo in un futuro ancora più lontano, in cui la tecnologia, come molti di voi ricorderanno, è decisamente futuristica. Qui quindi ci lasciamo alle spalle le armi convenzionali e entriamo nel mondo delle armi al plasma. Di chi sei figlio? Va bene, Lattina, andiamo. Ai tuoi ordini. La cosa più inquietante di questo filmato, secondo me, che mi ha colpito fin dalla prima volta, è il fatto che R110 abbia due occhi organici, quindi umani. Avete visto quelle pallette che sono uscite? Questo ha fatto credere che in realtà R110 fosse stato costruito a partire da un corpo umano, ma non credo sia così. Ce l'hai fatta invertire la programmazione di un droide da battaglia? Davvero notevole, noi non ce l'abbiamo mai fatta. Di che unità sei? No, non importa, parleremo dopo. Il settore scopo. Ragazzi, questo è uno dei livelli più belli. Il level design è bellissimo, alla pari del livello del 2052. E l'intera ambientazione, l'intera atmosfera è ispirata ovviamente ai film di Terminator, in cui appunto c'è una guerra in corso tra macchine e umani. E i stessi veicoli che abbiamo visto, quelli là, sono molto simili a quelli visti nei film, in cui appunto quei caccia stanno cercando i superstiti, quindi gli umani sopravvissuti. Poi è bello il fatto che la città è completamente distrutta, completamente in fiamme. Questo palazzo mi ricorda molto uno presente a Milano, ma vabbè. Purtroppo questa è l'ultima ambientazione nuova del gioco, le armi sono finite, abbiamo le stesse identiche armi del 2401 e questo ha fatto pensare ad alcuni fan che in realtà le armi al plasma siano l'ultimo stadio dello sviluppo bellico, perché una volta scoperto appunto il gas plasma, tutte le armi sono state costruite grazie ad esso e quindi sono stati abbandonati i proiettili convenzionali. Lui è R110, che è il terzo robot della serie R100 che compare nella saga di Time Splitters, dopo R108 e R109. Se gli spariamo non ci dirà nulla e obbedirà come un bravo robot. Ed è l'ultimo partner, quindi lui ci seguirà fino alla fine del gioco. È l'ultimo partner quindi che incontriamo, ed è anche l'unico robot, dopo aver incontrato quindi due uomini e due donne. E lui è anche l'unico personaggio che subirà un'evoluzione, perché più avanti, nel prossimo livello, appunto, assumerà una sua personalità. Bene ragazzi, questo secondo me è uno dei livelli più belli, anche se non alla pari del 2052. Ok, quindi adesso stiamo seguendo la resistenza umana e possiamo proseguire. La stessa Ultranet fondata da Crow è un rimando a Skynet, che è appunto l'arcinemico della serie Terminator, cioè il computer appunto che ha assunto ormai l'autocoscienza. Bene, questo è uno dei livelli più frenetici e il ritmo di gioco infatti inizia ad essere molto molto elevato, molto veloce. Infatti è un livello fatto molto bene. Insetic SD10 sono uno dei design più belli mai fatti per un robot, secondo me, perché sono veramente, non sono né cyborg né androidi, ma sono dei veri e propri robot da combattimento. Ok, qui bisogna fare attenzione a Prometheus SK10, ma in realtà c'è un metodo molto semplice per sconfiggerli, perché se sarete abbastanza vicini a quei robot giganti, loro non saranno più in grado di colpirvi, cioè i razzi, i missili non vi colpiranno mai. Mentre quelli che sembrano esseri umani, che in realtà sono anch'essi dei cyborg, queste donne bionde, chiamate Tenente Black, non sono esseri umani appunto, ma sono dei cyborg, dalla parte di Crow. Ah, ok, ho preso un razzo in faccia, ma non fa nulla. Ok, in Scotland e Brave vi ho anticipato che ci sono dei personaggi che se ammazzate compariranno anche poco dopo.
E infatti, se noi ammazziamo adesso Mordecai Jones, che è il leader della resistenza umana, che tra l'altro è un personaggio che fa parte di una famiglia, i Jones, che compare in ogni Time Splitters. Ecco, se noi uccidiamo anche Angel Forge, che ha un design bellissimo secondo me, ecco, loro compariranno più avanti. Quindi questo è un errore degli sviluppatori, anche perché più avanti poi i nostri compagni saranno programmati per essere invulnerabili. E qui assistiamo all'ultimo loop temporale del gioco. Sì, grazie per l'aiuto. Oh, avresti fatto lo stesso per me. L'ho già fatto. Certo. sì che già l'ho fatto. Ok, questa è una parte in realtà secondo me inserita giusto per, perché è quasi, anzi è praticamente impossibile morire. Cioè l'ho fatto tante di quelle volte e non sono mai morto, credo soltanto una volta. Cortez del futuro subirà un danno secondo me già scriptato più avanti, quindi un danno obbligatorio, ma è praticamente impossibile perdere. È l'unico danno che noi possiamo subire. Guardate poi che bello il level design. Più avanti noi possiamo subire danno soltanto se appunto colpiamo i nemici in maniera troppo vicina, ma per il resto è impossibile morire. Che bella questa parte. Poi con quei palazzi lì in fondo distrutti, ridotti ormai allo scheletro, sono fatti molto bene. In realtà la guerra delle macchine è una delle tre guerre presenti in Time Splitters, o almeno citate, perché una è la guerra civile dei Mox, che è presente nel primo e nel secondo Time Splitters e che avviene sul pianeta X. Poi c'è la guerra dei Time Splitters, che appunto riguarda l'intero gioco e che comprende al suo interno anche la guerra delle macchine, che è chiamata anche guerra dei robot. Ed è interessante notare che in realtà tutti gli esseri umani che compaiono in questo gioco, in questo livello, scusate, non sono in realtà propriamente umani, sono tutti cyborg, cioè esseri umani potenziati con innesti meccanici. Ed è anche interessante notare che nel 2401, quindi più avanti nel tempo, non sono presenti i robot. E infatti, poi nell'ultimo livello noteremo una cosa. Laboratorio segreto Ultonet, e avrò bisogno del tuo robot. Cosa? L'altro si è preso il mio. Beh, allora verrò anch'io. Non puoi. Perché? Carino. Che cos'è? Un impianto cibernetico di sicurezza per l'accesso dei robot da lavoro alla Ultranet. La procedura di impianto è del tutto indolore. Perché non me l'hai detto prima? Non me lo hai chiesto. Divertiti. Onesto. Ok. Ehi, sei ancora tu. Sapevo che saresti riuscito da... Sono ricomparsi. Avanti, stiamo per assalire il centro di produzione. Perfetto, vedete? Sono ricomparsi. Ok, qui facciamo un po' di rifornimento e proseguiamo. Attenzione! Qua dobbiamo fare fuori qualche robottino. E qui assistiamo, incontriamo il l'ubriaco del livello, che spiega un po' in che modo sono diventati dei ribelli. Dovevamo farli pensare. Errore. Ora pensano di ucciderci tutti. Poverino. Beh, non aggiunge molte informazioni in più, perché dice semplicemente che non dovevamo farli pensare. Quindi in qualche modo abbiamo portato i robot a pensare, quindi ad assumere una propria personalità. E qui c'è Lazarus Mumble, che è un oggetto statico del livello ed è uno appunto dei membri della resistenza umana, che è un personaggio con la stamina più alta, mi pare, e non può essere appunto svegliato in nessun modo, quindi compare qui ma è morto e non può essere neanche spostato. Forse il suo nome rimanda un po' al personaggio di Lazzaro, okay, della Bibbia, non so. Vieni da questa parte. Ok, anche loro, se voi colpite Angel, non si fa nulla, e neanche attenzione. Mordecai Jones. Ok. Guarda chi ho trovato! È tornato, soldato. Il robot è andato, vero? Eh sì. Comunque,
dobbiamo distruggere questa struttura. Sono forte, ma chiede il nostro contrattacco a sud. Questa è un'occasione d'oro. Questa parte è molto bella perché appunto è molto frenetica. E ci stava, secondo me, inserire appunto un livello più non stealth e più da combattimento. Poi comunque il livello futuristico in sé, finalmente, ci sta. Nel 2401, quindi, nel livello finale, non compaiono robot, e infatti lo stesso generale sarà molto contento e sorpreso dal incontrare R110. Molti pensano che in realtà dopo la guerra delle macchine, appunto la guerra dei robot, che è scoppiata a causa delle nostre stesse creazioni, l'umanità ha deciso di non creare, di non costruire ulteriori robot, ulteriori macchine, che appunto sarebbe stato molto rischioso. Ed ecco perché nel 2401 i marine spazio-temporali sono appunto da soli, non sono aiutati da nessun tipo di macchina, o almeno da nessun tipo di robot dotati delle tre leggi della robotica. Perfetto, proseguiamo. Qui è possibile ovviamente tenere in vita anche Gengis Kant, che è uno dei ribelli. Il personaggio di Gengis Kant è figo perché, ecco, è figo perché è un riferimento sia a Gengis Khan, che è appunto il fondatore dell'impero mongolo, che al filosofo tedesco Immanuel Kant. Magari in sovrimpressione vi mostrerò la descrizione in galleria, che anche essa è molto British humor. Lui è Gengis Kant, ovviamente lo lasciamo in vita, poverino. Notate come ha degli innesti appunto robotici, sia al braccio che ai piedi. Ma anche Angel Forge ha il braccio completamente bionico, simile poi al caporale Hart, che anche lei ha un braccio meccanico. Ok. È il primo Jones, cioè il parente di Mordecai Jones, del nostro leader della resistenza umana, compare nel primo Time Splitters, nel secondo, nei livelli del Wild West e nella casa infestata del secondo Time Splitters, che fa coppia appunto con Mary Beth Casey, che è la sorella di Job. Ok. E qua la frase che dice Prometheus, le forme di vita biologiche sono inferiori, mi ha sempre colpito come frase quando ero piccolo, perché appunto mi ha fatto pensare, ma chissà se effettivamente un giorno le macchine saranno in grado realmente di, ma non dico di pensare, però comunque di riuscire a fondare una propria società, delle proprie regole, indipendenti appunto da noi, chissà. Beh, purtroppo non credo che nessuno di noi riuscirà ad arrivare nel 23° secolo, purtroppo, per verificare questa cosa. Quindi noi intanto ci godiamo questo livello. Comunque sono molto insidiosi i Prometheus con questi razzi. Ok, ci siamo. Qui in coop bisognerà soltanto premere lo schermo e si entrerà. Invece appunto, come ho già detto, in singolo ci sono dei dialoghi in più e delle piccole scene in più. Qui infatti dobbiamo aspettare Mordecai, che riesce a farci entrare. Vai Angel. Ok. E in questa epoca ci sono le due armi più potenti del gioco, cioè il lanciamissili e il minigun. Oh oh. E Gengis Khan è sopravvissuto, ma non entra e l'abbiamo lasciato fuori. Ok. Immaginiamo che il procedimento funzioni anche sugli umani. Prima tu, vai soldato. Notare che Angela la mascherina. Maledetta mascherina. Ok, andiamo. Che ovviamente il danno non si può evitare, quindi rimarremo con uno sputo di vita. E qui, in questa fase, è molto difficile far sopravvivere Angel e Mordecai, perché sono molto scarsi, sono debolissimi. I nemici qui sono tanti, quindi la cosa migliore, io non vi prometto niente, ma la cosa migliore è proseguire subito, ammazzare
tutti i robot, quindi liberare la strada e ammazzare il prima possibile, anzi distruggere il prima possibile le torrette, cioè quelle là. Perché appunto loro sono programmati per essere uccisi dalle torrette. E se riuscirete a portarli in salvo fino alla fine di questa parte, Angel vi ringrazierà e anche Mordecai ovviamente. E vi darà poi qualche informazione su ciò che ci aspetta più avanti. Quindi tentiamo di salvarli e vediamo. Qui è pieno di nemici, quindi bisogna fare realmente attenzione. Ok, vedete? Bisogna sempre tenerli sotto controllo. Qui c'è Angel e lì c'è Mordecai. Ok. Okay, mi piacerebbe molto riuscire a salvarli. Ok. Sembra che non ci sia nessuno. Forse c'è un tenente Black nascosto. No. Chi sta sparando? Non si sa. Vabbè. Noi allora proseguiamo. Nel fosso. Perfetto. Ok, qui c'è Mordecai. Angel, perfetto ragazzi. Qua comparirà un Prometheus. Ok. Anche perché poi se li salviamo comunque ci daranno una mano più avanti. Ok. Questa è una parte molto ostica, perché è pieno di robot e di nemici. Vediamo se riusciamo. Ok. Qui la cosa migliore è usare... Oh oh, avete visto un razzo in faccia mi stava arrivando? Ok. Molto figo il design degli Insetic. Ok. Cerchiamo di prendere l'energia. Perfetto. Ora non so se sono sopravvissuti entrambi. C'è Angel lì. Ma mi sa che Mordecai, avete visto, ci ha lasciato le penne. Vero? Ok, sì, mi sa di sì. Vabbè ragazzi, purtroppo, vi ripeto, è molto difficile tenerli in vita. Oh oh, scusate per questo calo improvviso. Ok, adesso c'è un tenente Black e l'ultimo Prometheus lì. Ok. Ok. Ok, Angel è sopravvissuto. Dobbiamo dare una pulita qui, ma immagino che tu abbia una tua missione. Di là si torna alla strada, fai attenzione. Cortez, devi tornare in strada per incontrare il te stesso del passato. E questo appunto è il dialogo aggiuntivo che compare se riuscite a far sopravvivere i ribelli. Purtroppo Mordecai è morto, ma anche lui ci avrebbe detto grazie mille per, appunto, per l'aiuto e buona fortuna. In ogni livello in realtà tutti intuiscono che Cortez abbia una sua missione personale, ma nessuno gli chiede specificamente cosa deve fare. E una curiosità, nessuno dei partner di Cortez si rivolge a lui chiamandolo per nome. Nessuno gli chiede come si chiama, nessuno gli chiede nulla. E d'altronde nessuno di quelli che incontriamo conosce i Time Splitters, bensì soltanto noi. Gli unici che chiamano Cortez per nome sono Anya il generale e i Marine spazio-temporali. E basta. Mentre Anya, d'altronde, chiama per nome soltanto Harry Tipper, un paio di volte. Tutti gli altri, sempre con epiteti o qualche altro commento. Ok, adesso faremo Cortez del futuro e ci siamo. Qui mi sono dato un passaggio. Il portale deve essere nei paraggi. Ci stai prendendo la mano, vero? Lo sapevo. Tutto come previsto. Serve un passaggio? Sì, grazie per l'aiuto. Avresti fatto lo stesso per me. L'ho già fatto. Certo. Ok.
Anche questa parte da Cortez del futuro è molto semplice, basta mirare appunto in aria e aspettare che Cortez del passato giunga alla fine. In cooperativa è sempre più figo. Ok, però le esplosioni a plasma sono belle da vedere. Comunque questo è il livello che presenta un po' più di varietà, perché presenta sia un attacco, diciamo, in battaglia con le armi a plasma. Poi abbiamo questa parte del carro armato ben due volte, una parte in auto, che appunto i veicoli nella storia di Time Splitters 3 sono pochi, appunto sono tre. Ecco, vedete? Io quando dico che è semplice, muoio sempre, quindi adesso non dico più nulla. Comunque stavo dicendo che i veicoli sono appunto tre, il pick-up del 24, la macchina del 69 e poi il buddy che incontreremo più avanti. Il buddy che, non so se avete notato, ma è praticamente la stessa macchina, la macchina kit della serie TV Supercar, detta anche Knight Rider, che è una serie TV anch'essa di fantascienza degli anni 80, quindi è lo stesso identico design. Tra l'altro all'inizio del filmato, appunto nel filmato di inizio livello, c'è una piccola curiosità, cioè quando Cortez hackera R110 è possibile incontrare, vedere il suo schermo, lo schermo che esce dalla sua testa, su cui è presente una donna robot in una posa molto sensuale, che magari vi faccio vedere in sovrimpressione. Ovviamente con la PlayStation 2 è molto difficile incontrare, vedere appunto questo schermo. Poi con il computer, con l'emulatore è un po' più semplice. Sono rimasto con uno schifo di vita. Evidentemente non so. Devo dire che... Non devo dire nulla, non devo dire né che è semplice né che è difficile, altrimenti... Ecco. Muoio. Ok. Dovremmo essere arrivati. Poi non capisco come Insetic possano fare danno colpendo il carro armato col fucile a plasma. Ma vabbè, siamo arrivati. Anche il carro armato, tra l'altro, è ispirato a quello presente in Terminator. Ok, il filmato è lo stesso, solo che adesso diamo attenzione a noi, cioè a Cortez del futuro. Ed è bello il fatto che ognuno perde il robot a causa dell'altro, no? Quindi il solito tema dei paradossi. Ok, questa è la parte finale del livello, ed è la parte più difficile. È possibile anche andare a piedi per tutta la strada, ma ovviamente adesso non lo faremo, anche perché non ci sarà nulla. Ok, dicevo, questa è la parte più difficile del livello, perché ci sono tantissimi nemici e fanno un danno appunto assurdo. E inoltre R110, per quanto forte sia, anche egli è vulnerabile, quindi potrebbe morire. Allora, la cosa migliore è avvicinarsi a Prometheus. Ecco, se vi mettete così, lui non potrà più colpirvi. E lui è Prometheus SK8, perché ha le telecamere gialle e i razzi. Mentre nel complesso della Ultranet, cioè all'interno, troveremo Prometheus SD8, che ha invece le telecamere blu e il fucile a plasma. Ok, qui ci sono altri Gengis Khan, poverini, morti. Allora, qui la cosa migliore è puntare da lontano, anche se loro hanno una mira pazzesca e riescono a prendervi. Non so come facciano. Ehi, è resistentissimo. Ok. Perfetto. Qui dobbiamo fare attenzione, dai, R110, vai. Ok, lì si affacceranno altri robot. Tra l'altro questo è tutto il complesso della Ultranet, quindi... Ah, il minigun è la terza arma più potente del gioco. Però anche se in realtà a me non piace molto, preferisco... Ecco. Vabbè, era prevedibile, ragazzi, perché... Vi ripeto, devo concentrarmi. Comunque credo che molti giocatori abbiano incontrato questa parte abbastanza ostica, soprattutto a causa dei razzi di questi maledetti
Prometheus. Ok. Gli compare un altro. Anche perché non ci sarà energia fino a appunto più avanti. E tra l'altro questi maledetti della Free Radical hanno inserito la salute in un, diciamo, l'hanno nascosta un po', quindi non tutti ci fanno caso e la prendono. Ok. Vedete, col minigun si fa molto più danno, però chiaramente è più lento, quindi... Ok. Perfetto. E la salute si trova praticamente lì a destra. Lì. Io l'ho scoperta quasi per caso, devo ammettere. Ok. Ok, lanciamo qualche granatina, giusto per... Ok. Ok. Vedete la metropolitana? Ok. Ci siamo, ragazzi. Stiamo arrivando al buddy e quindi alla fine del livello. Ok, R110, come ho detto, non risponde ai vostri attacchi. Veicolo umano abbandonato. Dovremmo sfruttare la sua velocità. È certo che la sfruttiamo. E qui è possibile anche farla a piedi. Ma chiaramente sarete molto più esposti. Ma non è impossibile terminare il livello a piedi. Però chiaramente è più difficile. Invece col buddy arriviamo in un momento. Qui il segreto appunto è non fermarsi mai, perché ci sono sia armi automatiche che insetic. Ok. Non finirò mai di dire che il design dei robot insetic è fighissimo. No, non vogliono che passiamo di qui perché Crow ha praticamente creato i Time Splitters. Ok, guardate i laser rossi come cercano i superstiti umani. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Ce l'hai fatta, guidi bene, sai. Grazie, Ania. Ci siamo. Lì i robot non ci seguiranno più. E qui è il robot Golia. Vuoi usare la sua potenza di cuoco per aprire un... Credo sia un riferimento ovviamente al personaggio biblico Golia. Ok, qui come al solito c'è il solito bug di gioco che non mi permette di vedere attraverso le telecamere. Ma noi non ci facciamo intimorire e magari taglierò questa parte. Ecco qui, ragazzi. Poi Goliath, il robot, lo incontreremo anche più avanti, ma come nemico. Ecco, l'entrata degli operai. Perfetto, siamo finalmente entrati nel complesso della Ultranet, cioè della fabbrica di armi dove costruiscono appunto robot. E dove speriamo di incontrare chiaramente Crow. Il giocatore qui, nella sua blind run, ancora non sa che Crow sarà presente nella sua ultima forma. Cioè quella di Splitter Crow. Perfetto, ragazzi, abbiamo finito anche questo livello, il primo ambientato nel 2243, e nel prossimo finalmente incontreremo l'ultimo Crow. Perfetto, ragazzi, grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete mi piace e condividete, e nel prossimo incontreremo Crow e finalmente coglierò l'occasione per tentare di spiegarvi l'intera storia, cioè sia dei Time Splitters, del modo in cui sono stati creati e di come appaiono nei giochi precedenti, e sia di Crow con i suoi vari balzi temporali. Grazie a tutti, vi lascio con la sceneggiatura di questo fantastico livello.
Bene ragazzi, qui ormai la sceneggiatura è completamente diversa dal gioco che è stato poi sviluppato, perché nello script originale, innanzitutto Amy Chan, come abbiamo visto nel precedente video, doveva morire tra le braccia di Cortez, Crow fugge, Cortez lo segue e si ritrova di nuovo nel 2401, cioè nel livello da dove tutto, dall'anno da dove tutto appunto è iniziato. Cortez lo scopre soltanto qualche, appunto non subito, ma un po' di tempo dopo. E Anya, per aiutare Cortez nella ricerca di Crow e del suo laboratorio segreto, gli invia un robot da battaglia, cioè R109, cioè lo stesso robot che abbiamo visto in Time Splitters 2, anche se poi, come abbiamo visto, le cose cambiano completamente e ci troviamo nel XXIII secolo con R110. In seguito Cortez e R109 riescono a trovare la Ultranet, cioè la struttura segreta di Crow, e scendono appunto tramite un ascensore nella fabbrica finale.